Buonasera, abbiamo voluto un po' ampliare oggi questa riunione, non limitata esclusivamente a una conferenza con la stampa, ma chiamando anche il rappresentante un po' della società civile, perché crediamo che questo sia un atto importante e fondamentale per la comunità. E abbiamo ritenuto opportuno, come commissione, ma anche d'accordo con i nostri esperti, di portarvi a conoscenza di quella che è la situazione del comune e anche in vista di quelli che sono poi gli obiettivi da realizzare. Quindi scusate se è stata una cosa fatta così, diciamo, non preventivata, però noi abbiamo dei tempi per presentare questo programma, questo progetto. I tempi scadono esattamente oggi, abbiamo deliberato questo piano di riequilibrio finanziario, però l'esito di questo piano ci induceva a appunto portarlo a conoscenza della comunità, perché è da sottolineare, da rilevare come sia stato molto complesso e molto difficile riuscire a fare una ricognizione della situazione debitoria del comune, e va dato merito non alla commissione ma sicuramente al nostro esperto, il dottore Pitrona, che ha riuscito in questi mesi a, in una situazione, devo dire, di grande caos organizzativo, a fare emergere in atto oggi quello che è la nostra situazione debitoria del comune. Una situazione, questo diventa il punto di partenza. Non era possibile, non è stato possibile, diciamo, ci sono voluti parecchi mesi per riuscire proprio ad avere un'idea chiara e complessa di quella che era la situazione. E i dati sono molto forti da questo punto di vista. Noi abbiamo orientativamente, non voglio scendere proprio nei particolari, poi dirà il piano in che cosa consiste, passerò la parola al dottore Pitrona, che meglio di me potrà indicare, perché il piano è fatto da entrate e da spese, quindi sostanzialmente da uscite, ed è un equilibrio in questo caso. È un piano estremamente chiaramente importante, ha una particolare valenza. Noi auspichiamo che questo piano venga approvato. Il nostro obiettivo era quello di evitare il dissesto finanziario. Abbiamo messo in moto tutto quello che era nelle nostre possibilità per poter evitare il dissesto. Adesso non dipende più da noi, ma certo che la situazione debitoria del comune è estremamente pesante. Noi siamo a circa 60 milioni di debiti. Devo dire che quindi per ogni cittadino augustano ci sono 1.800 debiti. Siamo, diciamo, tra disavanzo, tra debiti. È chiaro che si parte da questa situazione. La situazione non è facile, soprattutto per quello che è anche la realizzazione, gli obiettivi che ci dobbiamo prefiggere di realizzare con questa situazione. E noi dobbiamo, certamente faremo riferimento a dei mutui già accesi, altri li toglieremo perché continuiamo a pagare diciamo, degli interessi, e certo, se non sono attività che sono prettamente necessarie, elimineremo questi mutui. Per altri ci sono già degli impegni di spesa, per cui riusciremo, diciamo, a muoverci in questo modo. Però capite che una situazione di questo tipo limita molto una qualsiasi attività straordinaria di gestione di un comune. Cerchiamo di difendere con quello che possiamo e con gli obiettivi che ci siamo prefissi di tutelare le classi più deboli, le fasce sociali più deboli. Anche quelle indubbiamente avranno qualche restrizione, cercheremo di sopperire con i progetti che sono in corso,
Abbiamo anche cercato di salvare dei progetti in corso, questo nell'interesse della comunità. Certamente erano progetti che non avevano, non erano diciamo, tali da poter essere portati avanti nelle modalità con cui erano stati realizzati. Per cui li abbiamo modificati, il progetto, uno di questi è il progetto PIP, lo abbiamo rimodificato, l'abbiamo adeguato a quella che potrebbe essere diciamo, una procedura di congruità dei valori ambientali di espropriazione e contestualmente è chiaro che si realizzerà una prima parte del progetto, il progetto stralcio. Per quanto riguarda gli altri progetti che sono in corso, progetto Megara Tapsos, anche questo con la collaborazione degli altri comuni abbiamo cercato di impostare in maniera diversa la procedura e la convenzione e l'associazione e le modalità di intervento dei comuni. Noi dobbiamo perseguire due obiettivi indubbiamente, da una parte fare l'interesse del comune, poi gli obiettivi sono convergenti e dall'altra rispettare, fare rispettare quelle che sono le modalità operative previste dalle norme. Quindi sono gli obiettivi che convergono sempre nell'interesse della comunità. Ci sono certamente dei lavori importanti che si devono portare avanti. Siamo in contatto con l'ATO per quanto riguarda l'idrico, con il commissario per cercare di definire la questione relativa alle acque. Indubbiamente in questa situazione valuteremo la situazione più conveniente per l'ente, ma non possiamo certamente pensare di individuare delle somme o comunque impegnarci economicamente per la gestione di questo servizio, perché la struttura comunale ha da tempo dismesso e non ha l'organizzazione adatta per poterlo fare. Tuttavia questo non vuol dire che non stiamo individuando con l'ATO una soluzione che possa essere in qualche modo rispondente alle esigenze della collettività. Ugualmente stiamo cercando di vedere appunto il finanziamento per la realizzazione del depuratore, quindi anche in questo senso ci stiamo muovendo, i contatti sono con l'ATO per trovare una soluzione. Noi speriamo di riuscire a sistemare il teatro comunale, perché è una, diciamo, una struttura che comunque va a disposizione della collettività, come pure l'altro obiettivo che ci siamo prefissi, per il quale individueremo appunto, abbiamo già previsto delle somme, è quello di ristrutturare completamente il Palazzo San Biagio, la struttura, la zona interna del teatro che non ci sembra adeguata alla situazione, alla realtà e anche alla modalità per cui viene utilizzato. Quindi ovviamente ha bisogno di essere in questo senso ristrutturato. Soprattutto con la barriera architettonica. E soprattutto abbiamo previsto anche l'abbattimento delle barriere architettoniche, insomma, per venire incontro a quelle che sono. Anni che ci battiamo su queste cose. Questa è una delle, diciamo, va visto anche in questo. È una delle cose che avevamo già visto. Sicuramente ci sono in corso le procedure di gara sia per quanto riguarda l'impiantistica del teatro comunale sia per quanto riguarda anche la realizzazione dei loculi cimiteriali. Abbiamo anche delle dobbiamo rivedere la procedura per quanto riguarda invece l'assegnazione del parco Mulinella. E per quanto riguarda il bene confiscato, in questo senso cercheremo di trovare appunto una soluzione per una migliore gestione. In questo rientrano indubbiamente anche una riorganizzazione degli uffici, sia da un punto di vista del personale, e questo è già fatto perché abbiamo rivisto la pianta organica, ma anche nell'ottica della realizzazione di una dismissione degli affitti, perché non possiamo permetterci, e quindi cercheremo di riaccorpare gli uffici in maniera tale da... Abbiamo preso contatti con l'Agenzia del Demanio Forestale perché la finanziaria regionale prevede la possibilità di avvalersi con una convenzione per la tutela del verde pubblico a titolo gratuito con l'Agenzia del Demanio.
Quindi stiamo avviando una collaborazione per vedere nei limiti che questo si possa realizzare, in che termini, perché chiaramente tutti aderiranno, quindi cercheremo di entrare. Questo è quello che noi ci proponiamo di realizzare e quello che stiamo comunicando. Indubbiamente progetti di particolare rilievo o altre situazioni li vedremo di volta in volta, ma certo la situazione del comune non è che ci consente di fare poi muoverci in maniera diciamo più libera. Questo è il, diciamo, le situazioni essenziali che noi andremo a valutare. Per quanto riguarda il piano finanziario, e questo adesso passo la parola al dottore Pitrola, che senza scendere eccessivamente nel dettaglio, ma dico in linea generale, vi esporrà come è stato elaborato il piano, nel senso appunto delle entrate e quelle che sono quelle spese. Per quanto riguarda quella cosa se mettesse in contatto con le cose regionali del Verde Pubblico, è il Parco Mulinello che è compreso in questa cosa? Oppure... L'Agenzia del Demanio ci ha detto, ci ha chiesto di fare una, come dire, piano dettagliato delle aree che noi vogliamo siano oggetto di sistemazione. Certamente noi metteremo il Verde Pubblico, certamente metteremo il Mulinello e gli metteremo anche l'Hangar, diciamo la zona intorno all'Hangar. Se rientra nelle loro competenze, se, perché poi vogliamo, è la faccia del castello. Sì, tutto quello che attiene, insomma, noi metteremo quanto più è possibile, poi sarà l'Agenzia del Demanio, insomma, il Demanio Forestale a decidere in che modo operare. Va bene? E il dottore Pitrola. Grazie. E a cui deve un grande merito di avere ottenuto questa ricognizione debitoria all'interno del comune. Bene. Allora, noi stiamo parlando di un nuovo istituto che è stato, come dire, previsto all'interno dell'ordinamento finanziario e contabile dal DEA 174 del 2012, per evitare, come dire, la misura estrema, quella che gli enti che si trovano in una situazione, diciamo, di crisi finanziaria o di default, ormai diciamo va molto di moda questo termine, quindi il governo, diciamo, per porre un po' rimedio, ha varato queste misure, come dire, di riequilibrio finanziario, nel senso che attraverso una ricognizione straordinaria di tutte le situazioni, diciamo, debitorie nelle diverse forme, quindi adesso magari ne parleremo, diciamo, a grandi linee, poi eventualmente se c'è qualche domanda, diciamo, più nello specifico o più avanti, diciamo, personalmente, ma penso anche la Commissione è a disposizione per eventuali chiarimenti. Quindi sostanzialmente noi abbiamo proceduto, diciamo, tutto il gruppo, diciamo, dei dirigenti di questo ente a una ricognizione straordinaria di tutte le posizioni debitorie, attraverso anche una rivisitazione dei famosi residui. Penso che chi segue un po' di finanza, diciamo, ricorda che uno degli elementi, diciamo, un po' di non sana gestione finanziaria è accumulare residui attivi, per cui attraverso un riaccertamento straordinario per la prima volta, diciamo, in assoluto nel 2012 noi abbiamo approvato un rendiconto di gestione nell'ambito, diciamo, anche dei termini previsti dalla norma, che presenta un disavanzo, significa, diciamo, a molti forse non dice niente, ma disavanzo significa aver effettuato delle spese senza copertura finanziaria, senza, diciamo, una, al di là dell'aspetto formale, ma senza avere soldi in bilancio, chiaro? Quindi questo ente, questo piano finanziario inizia con un debito, quindi di andare a coprire un debito che si gira intorno a 20 milioni di euro. Successivamente, attraverso questo processo, come dire, che ha visto, diciamo, la partecipazione di tutti i dirigenti e quindi dell'andare ad individuare anche, diciamo, posizioni pratiche anche di una certa vetusta, una certa, diciamo, anzianità, quindi abbiamo tirato fuori quello che erano realmente i creditori del comune, diciamo, e nell'allegato troverete nome e cognome, quindi con posizione, le motivazioni dei debiti, diciamo, contratti con questo ente. Questo lavoro, diciamo, ha fatto emergere una posizione debitore dell'ente che si gira intorno a 16 milioni di euro, che nell'arco dei prossimi 10 anni a quote costanti, e stiamo chiedendo, come dire, anche una sorta, come dire, di aiuto anche da parte di queste persone per poterla rateizzare nell'arco della durata
maturata di 10 anni questi debiti, perché capite che andare a caricare in poche annualità il sistema di bilancio nostro, come dire, non è in grado di assorbire. Per cui stiamo chiedendo, diciamo, anche una sorta, come dire, di apertura di credito, ecco, nel senso gli stiamo dicendo: noi vogliamo, come dire, pagarvi. L'ente sta mettendo, come dire, in campo tutta una serie di misure ordinariamente e normativamente previste per pagarli, però consentiteci una mezza apertura di credito. Oltre a questo abbiamo anche fatto una ricognizione straordinaria di tutto il contenzioso, quindi tutta una serie di situazioni, diciamo, che non hanno ancora una loro certezza, però che nei prossimi anni in parte si trasformeranno in posizioni debitorie. Quindi questa analisi, diciamo, condotta all'interno del comune di Augusta porta ad una massa, diciamo, di potenziali passività, di potenziali debiti, che è stata stimata in circa 26 milioni di euro. Quindi queste, diciamo, sono le tre grandezze fondamentali. Inoltre, per far fronte anche alla, diciamo, alla quasi ormai endemica crisi di liquidità, attraverso anche il ricorso a recenti misure varate dal governo nazionale, tanto per capirci, i debiti della PA, questo ente ha ottenuto una anticipazione, come dire, di circa 15 milioni di euro, di cui 7,5 già sono stati, diciamo, erogati, ed ha un po' allentato la pressione, come dire, su questo ente. Quindi, nel senso che, diciamo, la prima valvola, come dire, di sfogo è stata appunto attivata. Ma capite che sono delle anticipazioni, quindi è un ulteriore debito che, diciamo, questo ente ha contratto e che nell'arco dei prossimi 40 anni dovrà andare a pagare. Inoltre vanno sommate anche due altre forme di anticipazione che negli anni precedenti questo ente ha contratto, che attengono all'emergenza rifiuti, quindi tutta la problematica che sulla gestione dei rifiuti. Quindi noi abbiamo un'ulteriore anticipazione di circa 4.300.000 concessa dalla regione, che andrà rimborsata anche questa in 10 anni. Quindi vedete, come dire, che abbiamo a che fare con un bilancio, diciamo, annuale che si gira intorno a 30 milioni di euro. Questa massa finanziaria ha una sua pesantezza, quindi che come dire, nei prossimi anni darà origine a tutta una serie di scelte che sono in parte inserite nel piano e sono le famose misure di riequilibrio. Naturalmente per ogni situazione, diciamo, di agevolazione, ecco, quindi questa è una misura, come dire, che evita, o meglio, stiamo tentando di evitare il dissesto, però ad ogni agevolazione normativamente prevista c'è una sorta, come dire, di impegno formale a fare tutta una serie di cose, perché nessuno dà niente per dircela tutta. Per cui uno dei requisiti per l'accesso, diciamo, alla misura di riequilibrio è quello, come dire, di verificare e di portare, di far schizzare la politica fiscale tariffaria al massimo consentito, tant'è che in parte il commissario straordinario nel 2012 e in parte anche la commissione straordinaria nel 2013 ha, diciamo, assunto delle deliberazioni che hanno portato, hanno modificato l'aliquota dell'IMU dal 4 al 6 e la TOSAP, quindi abbiamo modificato le tariffe per quanto riguarda l'occupazione. Queste erano delle condizioni, diciamo, indispensabili per poter accedere a questa misura di riequilibrio, tant'è che in uno degli allegati, diciamo, la Corte dei Conti vuole documentalmente verificare se realmente l'ente, al di là delle dichiarazioni, come dire, all'interno del piano, se realmente ha modificato la propria politica fiscale e tariffaria. Queste sono le modifiche, diciamo, dalla parte dell'entrata. Un altro elemento, diciamo, è quello che abbiamo inserito una quota, come dire, che spetta al comune di Augusta per quanto riguarda la mitigazione ambientale. Sapete tutti che avete una discarica, quindi è per il disagio che, come dire, il comune e la comunità amministrata di Augusta, diciamo, sostiene, quindi gli spetta. Per cui questo è un altro elemento che ci consentirà, come dire, di alleggerire un po' la pressione fiscale sul singolo cittadino. Ed
l'attenzione anche della commissione straordinaria, quindi di varare anche quello che è noto come il canone non ricognitorio, significa i soggetti delle imprese, diciamo, che gestiscono servizi in rete, mi riferisco alla rete del gas e alla via scorrendo, saranno chiamati, come dire, a pagare un canone per l'occupazione permanente del sottosuolo o del suolo in generale. Quindi questa è un'altra misura, come dire, per in un certo qual modo sostenere questo processo, come dire, di riallineamento finanziario. Dal lato, come dire, delle entrate sono queste a grandi linee, diciamo, le operazioni e le misure di riequilibrio. Per quanto riguarda le spese, quindi si è cercato, come le linee di indirizzo sono quelle di evitare di sospendere i servizi, nel senso che stiamo tentando, come dire, con queste misure e con l'aiuto anche, come dire, da parte dell'intero gruppo, come dire, dirigente, di non eliminare dei servizi, diciamo, che sono in essere, ma quantomeno, diciamo, ridimensionarli, ma tale da poter ottenere anche dei risparmi. Poco fa si accennava, diciamo, alla ridefinizione del sistema di direzione, quindi da questa ridetermazione del sistema di direzione pensiamo di ricavare, diciamo, un risparmio che dovrebbe essere stimato intorno a 200.000 euro. Quindi iniziamo con queste misure. Per quanto è la dirigenza, ecco, quindi la ridefinizione del sistema di direzione, quindi nel senso che la soppressione delle posizioni dirigenziali, quindi questo ci porterà, diciamo, a dei risparmi. Altro tema è quello del blocco, almeno nell'immediatezza, del turnover, quindi significa che, diciamo, con la stima dei pensionamenti, quindi, diciamo, che gli uffici hanno fatto, noi dovremmo avere, diciamo, mediamente circa 150-200.000 euro di risparmio dal fatto che, come dire, la gente andrà in pensione e non verrà sostituita. Poi un capitolo a parte abbiamo dedicato anche al fenomeno del precariato, nel senso che esiste questo fenomeno, come dire, all'interno del comune, quindi si cercherà, compatibilmente con quelle che saranno, diciamo, un po' l'andamento del piano del riequilibrio, di trovare all'interno di questo blocco del turnover misure che possono consentire lentamente, diciamo, un processo di riconversione delle risorse che comunque, diciamo, sono presenti all'interno del comune. Poi altre misure di razionalizzazione attengono anche ai servizi in rete, quindi acqua, luce e gas, per capirci, diciamo, di che cosa stiamo parlando. Quindi qua si stanno cercando, come dire, di razionalizzare, quindi, i consumi, in termini, come dire, di riduzione dei tempi, della potenza, di un maggiore controllo. Quindi da qui ci aspettiamo, diciamo, un risparmio intorno a circa 150.000 euro. Lo accennavo poco fa, il prefetto, quindi è in corso, diciamo, una dismissione abbastanza, diciamo, profonda di tutte le locazioni, quindi gran parte, diciamo, da qui ci aspettiamo qualcosa intorno a 200-250 mila euro, quindi la riallocazione di tutto il sistema degli uffici all'interno di immobili di proprietà dell'ente. Un'altra operazione che partirà, diciamo, a breve è quella della alienazione di una parte del patrimonio non ritenuto indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali. Quindi significa che abbiamo fatto un censimento degli immobili di proprietà dell'ente e abbiamo valutato alcuni non rientranti in quello che è il perimetro, diciamo, delle funzioni istituzionali, per cui le metteremo, diciamo, nei prossimi mesi. Da questa operazione ci aspettiamo, diciamo, un maggiore risorse per circa 600-680 mila euro. Queste sono, diciamo, a grandi linee. Poi ci sono delle piccole misure, come dire, di risparmio, come dire, i numeri. Questo, sostanzialmente, questo piano, come dire, oggi è stato deliberato alla commissione straordinaria, nei prossimi 10 giorni sarà inviato alla sezione di controllo della Regione Siciliana, della Corte dei Conti e al Ministero degli Interni, a cui spetta normativamente il compito dell'istruttoria e della successiva approvazione. Quindi nell'arco dei prossimi 60 giorni, come dire, saremo, diciamo, impegnati nel sostenere l'approvazione, quindi, di questo piano, che riteniamo, come dire, che abbia le caratteristiche per poter essere approvato, perché realmente vuole, diciamo, segnare un diverso modo, come dire, di gestire, come dire, una pubblica amministrazione. Se non ci sono domande, io mi fermerei qua e penso che mi sono anche dilungato al massimo. Grazie comunque. Il piano è perfettibile, cioè si
modificare dopo l'approvazione? Sì, probabilmente, ecco, tenuto conto diciamo anche della durata che è abbastanza, come dire, lunga degli anni, c'è un monitoraggio semestrale della Corte dei Conti, quindi nel senso che non ci lasciano da soli, ecco, siamo in ottima compagnia. Da un lato avremo il Collegio dei Revisori e la Corte dei Conti che seguirà la reale attuazione di quanto dichiarato, quindi probabilmente in quella sede potremo o suggerire o ci verrà suggerito di adottare misure che probabilmente oggi noi riteniamo che possono occupare un tot e che poi realmente invece si dimostreranno diciamo ben poca cosa, quindi in questo senso è sicuramente rimodulabile. Lo abbiamo anche dichiarato soprattutto anche alla luce di un fatto che può essere anche utile. Noi lo stiamo approvando a legislazione vigente. Tutti ben sapete che è in corso una rivisitazione della normativa in materia di finanza locale, non ultimo la TARES, forse sarà accorpata con l'IMU, forse l'IMU sulla prima casa, non si capisce bene che fine farà. Per cui ad oggi noi stiamo definendo una serie di proiezioni che probabilmente venerdì in un consiglio dei ministri diciamo del genere probabilmente si potrebbero rivelare già ormai non più attuate. Quindi noi anche sotto questo aspetto saremo vigili, quindi nell'andare immediatamente ad individuare quelle che sono le misure non più sostenibili o non più diciamo normativamente previste. Posso fare una domanda? Assolutamente, siamo qua per questo. Nella situazione debitoria che avete descritto ci sono, immagino, anche i fornitori di beni e servizi, e in questi fornitori danno un servizio alla collettività e hanno alle dipendenze a loro volta lavoratrici, lavoratori che operano nel settore. Penso ai servizi alle persone, penso all'igiene ambientale, penso a tutta una serie di servizi che poi danno la qualità della vita della città. Sono inseriti in quel capitolo che lei ha fatto cenno di una dilazione nei pagamenti, ed è previsto che anche questi fornitori di servizi debbano, come dire, diluire la riscossione del credito, avendo ovviamente delle ripercussioni anche sulle persone che lavorano per loro, e volevo capire anche se avete immaginato di comprimere i servizi che già sono quelli che sono alle persone e alla città per il futuro. Allora, quando parliamo di debiti parliamo di fondamentalmente della fattispecie che lei ha accennato, significa avere effettuato delle ordinazioni, ecco, tecnicamente, giuridicamente, di aver effettuato delle ordinazioni a fornitori di beni e servizi senza la preventiva copertura finanziaria. E di questi noi, come dire, ne abbiamo individuato, vi sono gli elenchi che saranno, come dire, allegati al piano, con nome, cognome, fattispecie, decreto aggiuntivo e quant'altro. Di questi noi abbiamo qualcosa come 16 milioni di euro che non hanno trovato ancora nel nostro bilancio posto, nel senso che, come dire, erano delle partite fuori bilancio. Altra cosa sono i debiti di cassa che noi ci troviamo a dover fronteggiare, nel senso che debiti di cassa significa, tenuto conto che negli anni si andava diciamo ad impegnare e quindi ad avere un livello qualitativo diciamo dei servizi non sostenibile da questo bilancio, quindi anche se formalmente diciamo il fornitore aveva la determina di impegno, ma non c'era cassa perché quella determina era, come dire, chiaro. Di questi noi ne abbiamo già pagato 7,5, a novembre ne riceveremo altri 7,5 milioni e probabilmente completeremo, ecco, questo non stiamo chiedendo di rateizzare, queste anzi la norma ci obbliga a pagarle nel rispetto dell'ordine cronologico, quindi significa ad oggi noi abbiamo pagato queste persone fino all'aprile, al marzo del 2012, probabilmente con l'ultima tornata di anticipazione della Cassa Depositi e Prestiti potremmo chiudere la partita, e questo non stiamo chiedendo né rateizzazione né niente, quindi questo è perché questi erano formalmente impegni assunti, nel senso che
mancava però, diciamo, la disponibilità di cassa. Questi gli altri invece a cui è stato ordinato di fare una fornitura o una prestazione, ma in mano non hanno niente se non ad oggi l'attestazione da parte dei vari responsabili che dicono sì, effettivamente il signor Dalletà ci ha fornito questo, ci ha fornito quell'altro, questi sono, come dire, debiti fuori bilancio. Di questi stiamo chiedendo una, diciamo, una razionalizzazione, perché questo ente non può sostenere, come dire, non ha la capacità finanziaria di poterle pagare in una annualità. Noi parliamo di un bilancio che è fatto di 30 milioni di euro, di cui 10 di personale. Quindi cosa dobbiamo comprimere? Perché alla fine, come dire, per pagare questo a qualcuno li dobbiamo togliere. Ecco, quindi, come dire, non l'idea, il meccanismo è quello di riuscire ad avere un allungamento tale da ridurre la quota da far gravare annualmente per poter avere risorse libere, no? Da togliere ad altri, perché come dire, il giochetto, come dire, non funziona, quindi avere risorse libere per da un lato salvaguardare un minimo di livello di servizi e dall'altro soddisfare le legittime attese, pretese, aspettative, come dire, da parte di questa terza economia, quindi significa dei fornitori e dei beni e servizi. Io volevo chiedere una cosa, ovviamente, poco fa la dottoressa Mezzi faceva riferimento a una rivisitazione dei mutui in atto, già stipulato su tempo. Ce ne sono due che riguardano il mondo dello sport, parliamo di mutui contratti per le passate amministrazioni, circa 6-7 anni fa, uno per un campo sportivo montano, uno per il Paraglione, che poi non sono mai stati legati, diciamo, fino a parlare dei pratici di. Volevo chiedere se la vostra intenzione è estinguere e quindi tornare alle rimanenti somme messe, diciamo, a bilancio nei vari anni, oppure, visto che la legge e anche il credito sportivo ci consente di otturarli, ecco, sempre su opere di stessa finalità, parliamo di opere sportive, vista la carenza, senza sapere cronica, gli impianti e la robusta, chiedere che sia possibile indirizzare le somme. La nostra intenzione è quella di utilizzare questo mutuo contratto per il credito sportivo, che non è suscettibile di avere un'altra destinazione, di destinarlo per gli impianti sportivi. Quindi ne paghiamo già le rate, ma questo è uno dei mutui che non smetteremo. Chiedo scusa, perché si cerca di evitare il dissesto finanziario? Molte parti posso dire che le tasse, se il cittadino paga al massimo le tasse e al minimo ha i servizi, qual è il motivo che si deve fare questo? Allora, si parte anche da un presupposto, quindi di quelle che sono, come dire, anche le ulteriori misure. Ecco, noi parliamo di riequilibrio, che è una misura agevolativa, probabilmente non viene percepita tale perché non si è chiaro cosa significa, come dire, operare il dissesto. Partiamo dal presupposto che in entrambi i casi i debiti contratti li paga la comunità, nel senso che non siamo come negli anni 90, dove esistevano i famosi mutui che andavano a ripianare, mutui, diciamo, a fondo perduto o trasferimenti in conto capitale a fondo perduto, quindi lo Stato si addossava, come dire, un po' l'onere di alcune, diciamo, di alcune situazioni di amministrazione che, diciamo, erano, come dire, un po' più, diciamo, diciamo questo. Quindi in entrambi i casi è gestito, come dire, i debiti contratti e la comunità. L'elemento, diciamo, un po' di favore, sapete qual è? Che mentre questa forma di riequilibrio è gestita dagli organi amministrativi e quindi, diciamo, quella che sarà dopo la parentesi, come dire, commissariale, sarà la comunità ad eleggere e quindi gestirà lei direttamente il processo di riequilibrio. Nell'altra, diciamo, fattispecie invece sono tre commissari
che opereranno, come dire, la determinazione della massa attiva, della massa passiva, i debiti e via discorrendo. Quindi, allora, l'elemento, diciamo, di favore che è previsto da questo istituto è: bene, è la stessa comunità che viene a gestire, ad individuare le misure di riequilibrio sia in attivo sia in passivo. Quindi non sono tre tecnici, diciamo, che rispondono solo, come dire, al Ministero, quindi nella definizione. Che, se volete il mio parere, come dire, non è cosa da poco, nel senso che, come dire, è la medesima, diciamo, comunità amministrata che nell'elezione, come dire, degli organi di direzione da individua anche quelle che sono le misure, diciamo, da adottare o meno. Posso? Prego. No, io visto le entrate e le uscite ho sentito poco sull'evasione. Noi sì, siamo capito, sull'evasione ci sta pure, ci sta una pure. Parte, abbiamo un'evasione che è spaventosa. In questo territorio penso che c'è pure, lo diceva il commissario Lamantina, diceva che c'erano 12-13 mila domande, cioè delle vecchie situazioni di sanatoria che potrebbero alleviare fortemente noi 60 milioni di euro, forse si potrebbe andare al di là di quello. Se questi commissari possono essere in condizione di... Sono 13.000 casi di abusivismo, non lo so a quanto ammontano. Già fatto, o meno siamo idea. Allora, noi abbiamo previsto una misura che non è solo sanatoria e quant'altro, ma è una misura, sono azioni... Parlate di evasione. Sì, sì, sono azioni di recupero dell'evasione. Lei la troverà alla misura 1.4, ecco, quindi iniziamo anche a codificare, ma tale che avete anche modo, come dire, di verificare. Questa misura, come dire, anche con la presenza di una società esterna concessionaria del servizio di accertamento, è in corso anche una catalogazione di tutte le pratiche per quanto riguarda nello specifico la sanatoria e via discorrendo, quindi nel senso che, come dire, anche lì vi è una difficoltà di avere, diciamo, una sorta di elenco, ecco, le aziende hanno l'elenco cliente fornitore. Che lì noi stiamo cercando di creare l'anagrafe di tutte le posizioni, quindi anche in questo senso, per cui sulla base di questo si andrà realmente poi a quantificare quelle che saranno gli oneri di scoperto. Ma capite che queste sono delle misure, un po' più a medio termine, che non possono sicuramente finanziare nell'immediato i fornitori che attendono di essere pagati. Ecco, quindi dobbiamo distinguere i due aspetti. Questa è una misura a medio e lungo termine prevista, ma nell'immediato, per dare certezza e sostenibilità e solvibilità al piano, la Corte dei Conti, e consentitemi una battuta, il fornitore vuole sapere quando noi lo paghiamo, a prescindere se la sanatoria della pratica del signor Tantetale andrà più o meno in porto. Quindi c'è una misura, come dire, strutturale di riorganizzare, di rivedere tutta la sanatoria e via discorrendo, ma non solo la sanatoria, tutto ciò che è parso, tutto ciò che è ICI e via discorrendo. Quindi con il supporto di questa società, diciamo, che ha in appalto in concessione, quindi è, diciamo, la direzione degli uffici, vi sono le misure, ma sono misure a medio termine. Una domanda, prego. A proposito del personale, quindi il lavoro. Ho sentito parlare di blocco del turnover, lei ha parlato di 200.000 euro di risparmio, immagino in un anno, ma questo piano di riequilibrio e le azioni che sono comprese, quanto tempo dureranno? Per capire anche quale può essere l'impatto sul lavoro, perché un blocco del turnover di un anno ha un effetto. Il blocco del turnover protratto negli anni evidentemente ne ha un altro, non solo su chi cerca lavoro, ma anche poi sulla qualità dei servizi che l'ente fornisce ai cittadini. Allora, questo piano ha una durata decennale, quindi si articola, 2013 dovrebbe essere il primo anno, come dire, del piano fino al 2022, quindi per una durata di 10 anni. Capite bene, come dire, che la commissione straordinaria, come, ha dovuto fare anche delle scelte, nel senso che
partendo dal presupposto che è inevitabile che si determini un allentamento del livello, quindi è inutile che ci prenda, cioè un livello, un allentamento del livello quale devo generare dei servizi, perché altrimenti non saprei come dire giustificare la massa di debiti che noi andiamo, dobbiamo andare a coprire. Ecco, quindi detto questo in maniera molto schietta, diciamo chiara e trasparente, i livelli subiranno inevitabilmente un livello, come dire, qualitativo un po' più basso. Nel corso degli anni noi nell'immediato, anche per dare sostenibilità e autorevolezza a questo piano, abbiamo dichiarato il blocco del turnover. Abbiamo altresì individuato la possibilità che successivamente, dopo i primi 2-3 anni, sulla base di quello che è l'andamento e la risposta delle misure che noi applicheremo, valuteremo o valuteranno chi dirigerà, ecco, l'aspetto qualificante della misura del riequilibrio rispetto al dissesto, e la politica che valuterà sulla base della capacità di risposta del bilancio se eventualmente operare una leggera apertura ad un turnover barra stabilizzazione. Quindi non sono misure, come dire, draconiane, di dire noi per i prossimi 10 anni non prenderemo nessuno, noi per i prossimi 10 anni non stabilizzeremo nessuno. Ecco, nell'immediato diciamo abbiamo la necessità, come dire, di avere risparmi e di dare credibilità a questo piano, quindi abbiamo un blocco totale generalizzato del turnover, ma ci riserviamo sulla base dell'andamento nei prossimi anni, se la risposta di come noi ce la stiamo prefigurando adesso, quindi si trasformerà in concreto, nel senso che le misure sia nella parte entrata sia nella parte spesa risponderanno nella dimensione finanziaria che noi ci stiamo augurando, ci sarà una apertura anche al turnover, compreso anche altri servizi. Queste sono, diciamo, un po' l'idea che anche trasfusa nelle misure, come dire, che abbiamo previsto. Grazie. Volevo sapere se sono previste tra le voci dell'entrata del bilancio e degli importi, se e quali importi sono previsti per le multe al codice della strada. Noi abbiamo, ecco, questo piano, come dire, qual è la tecnica di redazione del piano? La tecnica di redazione del piano è per differenza, significa, tenuto conto di quello che è il 2012, che ad oggi è certificato, nel senso che la Commissione straordinaria ha approvato il rendiconto di gestione per dare certezza ad una base, perché bisogna partire da una base. Quindi noi abbiamo preso, come dire, i valori registrati nel 2012 per quanto riguarda le sanzioni al codice della strada, che se non erro dovrebbero attestarsi intorno a 200-205 mila euro. Noi pensiamo, come dire, che questi non superanno nei prossimi anni particolari, diciamo, o modifiche o variazioni più in meno. Li stiamo mantenendo. 205 credo sia, se posso andare a guardare, però diciamo così a memoria dovrebbe essere quello il valore certificato nel 2012. Tenga conto anche di un fatto che la prassi, come dire, la prassi professionale considera quelle entrate di carattere eccezionale, quindi nel senso che non ci consente di andare a finanziare spese consolidate, per cui sono delle entrate, come dire, che nel mare magnum ci aiutano, però noi non le possiamo utilizzare per andare a pagare spese che hanno carattere consolidato, eh? Quindi ecco che non possiamo, come dire, fantasticare più di tanto su quelle cifre. La mia domanda era tendenziosa perché temevo che si potesse inasprire in qualche modo un'attività finalizzata alla repressione dell'inflazione. In pratica siamo nel dopoguerra, praticamente dobbiamo fare la pagliastra per 30 anni. E non abbiamo soldi, nella strada che c'è stata abbiamo soldi per la rimunazione, oppure se ne vanno tutte a pagare. Diamo anche un elemento, come dire, di speranza, ecco, diciamo così, diamo il fatto, come dire, ecco, le rispondo con un'altra domanda, che no, l'ho fatto per ecco. Stiamo evitando, come dire, che questo ente possa essere in dissesto e quindi, ecco, diciamo,
ce lo possiamo dire, tanto siamo in poche. Questo è, diciamo, è tecnicamente in dissenso, quindi non è che come dire, tanto siamo in poche, ce lo possiamo. Ecco, però si sta facendo un tentativo, tra virgolette anche disperato, per far sì sostanzialmente che questo ente possa, diciamo, con una direzione politica, ecco quindi la Valenza, con una direzione politica, dico, a prescindere dal momento storico in cui siamo, che vi è una commissione straordinaria, ma i prossimi anni, per la durata dei prossimi anni, come dire, si eviterà che un gruppo tecnico possa decidere di finanziare una parte di spesa con le sanzioni al codice della strada, così utilizziamo anche un po' per probabilmente far apprezzare lo sforzo che si sta facendo, quindi nel diciamo, non dichiarare una misura estrema che è quella, come dire, del default totale. Se volete faccio un po' da direttore, da direzione, anche precedente, come dire, la regione umana, quindi come dire, quindi posso anche dirigere il traffico. Prego, c'era la. Allora, i precari. Nei precari è dedicata, come dire, una parte di questo piano del riequilibrio è dedicato ai precari, perché rappresentano, diciamo, un elemento caratterizzante, diciamo, sono delle risorse umane, come dire, che garantiscono anche dei servizi. Per cui noi nel piano cosa, diciamo, stiamo dichiarando? Uno, qual è la reale situazione, come dire, dei precari, numero, tipologia di contratti, ore e quant'altro. Stiamo anche dicendo che compatibilmente, quindi non vogliamo né, diciamo, fare grandi, diciamo, dare grandi aspettative, perché probabilmente questo piano non è in grado, come dire, di assolverli. Stiamo dicendo che compatibilmente con quelle che sarà l'evoluzione delle misure, quindi ecco, mi ricollego anche a quella misura del turnover, quindi si cercherà anche con delle modifiche normative che non per il comune, per il solo comune di Augusta, perché ad oggi, come dire, è necessario, come dire, che la regione e lo Stato operi, ecco, una serie di deroghe per poter arrivare ad una completa stabilizzazione. Quindi, allora, stiamo dicendo, da un lato vi è la necessità che il quadro normativo si realizzi e maturi, dall'altro che maturano le condizioni economiche, diciamo, finanziarie di questo ente per poter, sulla base di quello che è un blocco del turnover, aprire e quindi togliere un po' questo blocco e iniziare un processo forse anche lento di stabilizzazione. No, guarda, non vorrei che creare. Prego. Sì, sul problema sulla gestione delle selezioni. E sappiamo che ancora il quadro normativo regionale è incerto, ancora non è stato approvato di fatto la normativa che poi dovrà disciplinare la società. E quindi ci muoviamo a votare sulla base di una norma venuta fuori a febbraio che autorizza i comuni che già gestiscono il servizio idrico a continuare in questo. Ovviamente non è il caso nostro, perché noi ci andiamo il gestore, però in prospettiva mi è sembrato di cogliere che non ci sia l'idea di attrezzarsi per poter poi gestire autonomamente il servizio idrico. Da indiscrezioni che io ho conosciuto, perché non pare che una delle soluzioni che questa legge regionale offrirà sarà quella di poter gestire in house il servizio idrico. Non pensate che sarebbe opportuno invece studiare la possibilità di gestirlo e quindi prepararsi, non so, fare una stima del personale che serve, oppure ci sono degli ostacoli che non ci consentono in alcun modo di percorrere questa strada? Io posso rispondere, diciamo, anche un po' parzialmente su questa tematica, perché al di là, diciamo, io faccio un parallelismo anche sull'altro servizio che conosco un po' meglio, nel senso che, come dire, ho avuto modo di approfondire, che è il servizio di igiene urbana. Anche questo, come dire, normativamente è previsto che i comuni possono avere la facoltà, ma ad oggi ci sono anche delle difficoltà, diciamo, operative nell'internalizzare questo servizio. Lei capisce, come dire, che già un servizio che non necessita di infrastrutture, di rete e via discorrendo, quale servizio di igiene urbana, ancora i comuni stendano ad internalizzarlo. Cosa un po' più problematica, un po' più complessa, è il servizio idrico integrato, dove, come dire, ci sono le reti e via discorrendo. Penso che
al di là di quello che è un po' anche la posizione della Commissione sul DRAC, la possiamo sentire, ma sicuramente nell'immediato penso che alla luce delle difficoltà che questo ente ha non sia la priorità. Però per dire una scelta politica importante, se non si fa ora, quando la si potrà fare? Posso? Scusate, no, un attimo, volevo rispondere per quanto riguarda la questione dell'altro investigativo. Non c'è una non volontà di assumerle proprio, c'è in questo momento un'obiettiva difficoltà, perché non è, come mi dicono tutti, il turista, il fontaniere, cioè ci sono anche dei lavori da fare, delle sistemazioni, quindi ci sono sicuramente degli importi che poi graveranno, diciamo, degli oneri economici. Tuttavia abbiamo già preso contatti col commissario dell'Alto e quindi cercheremo di trovare una soluzione che si adatti alle esigenze di questo comune, che tenga conto sia, diciamo, dell'aspetto economico e anche della necessità di avere il servizio adeguato. Devo dire, il signor Di Franco diceva siamo in piena guerra. Diciamo che dopo guerra, siamo in piena guerra e dopo guerra, voglio dire, ma siamo nel mondo in una situazione di difficoltà economica. Tuttavia noi abbiamo cercato di realizzare di mettere dei punti fermi su alcune cose. Erano già previste stanziate delle somme per qualche adeguamento stradale, manutenzione stradale, e quindi stanno facendo dei lavori in parte nelle scuole. C'è un progetto POR, un progetto finanziato da Confsicurezza, si chiama Io ti occupo legale. Abbiamo già mandato tutta la documentazione necessaria, aspettiamo l'approvazione e uscirà fuori un palazzetto dello sport che potrebbe essere adibito, insomma, per lo sport, pallacanestro, pallavolo. Con il credito sportivo che abbiamo intenzione di impiegare, cercheremo di rendere al massimo quelle che sono le strutture in questo momento destinate allo sport, cioè renderle fruibili e renderle anche più decorose per alcuni versi. Con i soldi che abbiamo avuto, tutto questo c'è anche un vantaggio, perché noi siamo a carico del Ministero come commissari, non graviamo sul Comune, i soldi, le indennità che vengono percepite sono state già accreditate al Comune, perché queste somme sono destinate a spese di investimento. Quindi questa somma, adesso non mi ricordo quanto sia la quantificazione, però sostanzialmente verrà destinata a quelle che sono le cose, diciamo, più necessarie. Cercheremo quindi di mettere su tutto quello che è possibile fare in queste circostanze. Noi speriamo di non di realizzare, ma di avviare delle procedure perché poi tutto abbia un suo percorso e si possa completare. Questo vale anche per il PRG. Per il PRG, per il piano regolatore, purtroppo nella varietà di progetti che sono stati predisposti, manca quello essenziale, che è quello della VAS, per il quale la Regione ci ha sollecitato. Quindi non dico che sarebbe un'utopia, non riusciremo a fare il piano regolatore, non lo faremo, però quantomeno faremo in maniera tale di avere tutta la progettazione necessaria perché possa essere poi avviato successivamente. Lo stesso vale per quanto riguarda il Pede Confiscato, il Parco Mulinello, il Teatro, Palazzo San Biagio, un po' di sistemazione delle strade, la sistemazione del verde pubblico, la realizzazione, diciamo, di questo avvio di queste opere per la realizzazione dei logori cimiteriali. Voglio dire, se qui ci sono percentuali, introito una percentuale vada a pagare i tempi da una percentuale. No, delle nostre somme, no, spese di investimento. Spese di investimento. Quindi quelle saranno destinate a spese di investimento. E dunque vedremo, ci sono certe cose a cui non avrebbero senso in questo frangente portare avanti, alcuni mutui che non.
non sono di nessuna utilità. Quindi questi mutui, se non servono in alcun modo, per fare esempio, però tanto per dire, alcuni di questi mutui che non sono necessari per realizzare delle opere, li rimetteremo, li restituiremo. Altri invece chiederemo di lottarle per altre finalità, in maniera tale che in qualche modo disponiamo di liquidità per poter avviare delle opere. Devo dire che c'è nel bilancio, abbiamo individuato questa voce, ci stupisce che non sia stata chiesta precedentemente, cioè rimaniamo così perplessi, perché c'è una quota, noi avendo una discarica dentro il comune, abbiamo diritto ad essere compensati dal degrado ambientale ed è prevista espressamente una somma che va a tonnellate, che ricomprende, cioè va destinata al comune di Augusta. Questa somma, ecco, noi abbiamo intenzione di chiederla per tutto il periodo per cui non è stata chiesta e che potrà essere data con compensazione con i debiti che abbiamo con la Green Ambiente, oppure se ne avanza la destineremo per altre attività. Questo, diciamo, in linea di massima è quello che... questo non è stato fatto fino ad oggi per via dell'incapacità delle amministrazioni. Questo non è una valutazione che compete a noi. 60 milioni di euro di debiti. Non è una valutazione, noi, questo è una certificazione, è una fotografia della situazione. Le responsabilità, quelle che attengono ad altri organi investigativi e di altre attività, non competono a noi. Noi dovevamo soltanto verificare questa situazione e l'abbiamo verificata. Peraltro, per venire anche, è vero chiaramente che non riusciamo a risolvere, a pagare molti creditori, però con questa anticipazione che abbiamo avuto di 7 milioni di euro che abbiamo pagato, abbiamo già speso, abbiamo risolto due grosse problematiche che erano quelle che poi suscitano maggiore difficoltà e perplessità, intanto perché non ci sarebbe stata con noi discrezionalità, ma soprattutto perché c'è uno stretto ordine cronologico, si va dal debito più antico e su questo non si transige. Fatto questo, siamo riusciti con questa cosa a pagare completamente la società che gestisce i servizi sociali, quindi abbiamo quasi eliminato tutto il debito con la CRAS e con la Pastorino, con la ditta di smaltimento dei rifiuti, lo completeremo il pagamento con la prossima tranche. Quindi diciamo che ci siamo tutti tolti dal gruppone due grossi debitori da questo punto di vista. Con la Green Ambiente, se riusciamo in questo modo, riusciamo anche a togliere anche un'altra grossa fetta di debito. Peraltro ci stiamo muovendo anche su un'altra linea parallela, che è quella di questa nuova gestione dei rifiuti, per cui è stato adattato un piano che era previsto e si sta rimodulando per adeguarlo a quelle che sono le nuove prescrizioni della regione. Una volta che l'abbiamo rimodulato lo manderemo all'assessorato regionale che lo dovrà autorizzare. Se lo autorizza abbiamo un piano di intervento e partiremo con un bando di gara per il nuovo smaltimento dei rifiuti. Dico, sono tutte cose che non si possono fare in 3 mesi, si avviano, si sedimentano e si avviano tutte le procedure cercando di mantenerci sempre nell'ambito di quello che sono i percorsi di legge. Con la CCR già cominceremo a risparmiare, un centro comunale di raccolta dove tutti i rifiuti. Ma abbiamo anche un imposto del lato che prevede un finanziamento dei mezzi e quindi c'è. Devo dire che lo smaltimento ha sempre una sua valenza e quindi giustamente, però queste cose siamo riusciti in qualche modo a prevederle. Anche perché un piano permette di rientrare sotto, diciamo, quella quota di scarica che abbiamo chiesto, non permette di avere altre entrate, perché per la conto differenza dei rifiuti non c'è reddito che deve essere fatto. Esatto, quindi è un costo. Adesso si parla di 60 milioni di debiti
da una stima fatta precedentemente nel... Perché come si dice abbiamo arrestato tutti i cassetti. Era su che cassetta non si vedeva. Dobbiamo dare merito, come torna al dottore Di Trola, perché è da 3 mesi che il piano si fa, non è stato facile, è stato estremamente complesso in una struttura caotica, un po' disorganizzata. Io volevo farle una domanda, siccome non sì, abbiamo fatto. Ci sono anche gli altri colleghi che incontro, non per lei. Allora, una domanda velocissima, nell'ottica di risparmio e di tagli che abbiamo potuto ascoltare, è stato previsto un investimento, seppur iniziale, ma che alla lunga, nell'ottica dei 10 anni, ad esempio sull'energia rinnovabile, per riuscire a risparmiare sulle bollette di cui si parlava prima, per esempio il discorso di inserire pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici, che sono parecchi, per ottenere gli incentivi che ci sono e che riusciremo a ottenere dallo Stato, e poi riuscire a staccare quella bolletta che annualmente si paga per la corrente elettrica e non solo. E un'altra cosa, non si è parlato di consulenze, però questo probabilmente è all'interno in maniera dettagliata. È stato anche oggetto di scandalo gli investimenti in consulenze, probabilmente negli anni, forse anche troppe se ne sono fatte nel comune. Non si è pensato a utilizzare quegli investimenti, magari anche risparmiandone, nella formazione, nella specializzazione del personale interno all'ente? Allora, per quanto riguarda gli investimenti sul fotovoltaico, allora, 2 ragionamenti. Noi parliamo di un piano di riequilibrio che deve individuare misure concrete, immediate, nel recuperare risorse per far fronte a quello che è l'elemento di certezza, il debito. Chiaro, quindi ad ogni debito deve corrispondere una risorsa certa, immediata ed esigibile. Chiaro? Per cui i ragionamenti in ordine agli investimenti di scorrimento saranno opera e attività all'atere, quindi di quello che saranno l'attività ordinaria di programmazione che realizzeranno probabilmente successivamente sulla base anche delle risorse in conto capitale. Poco fa Reto parlava di una quota da poterla destinare, quindi sulla base di quelle che saranno le provviste finanziarie in termini di investimenti si realizzerà questa attività, ma nell'immediato il piano ci dice: dimmi quali sono le risorse per pagarti i debiti. Chiaro? 2. In termini di consulenze, non ho capito bene la domanda, nel senso che le consulenze fatte precedentemente, al netto di attività, di responsabilità via scorrendo, non vedo quali investimenti noi possiamo andare a recuperare, quindi non riesco a capire il nesso. Ma mi pare che ad oggi. Allora distinguiamo. Della riqualificazione del personale interno, della razionalizzazione dei precari. Queste sono misure che dovranno essere, non possono trovare posto in un piano che vuole fare un'opera di risanamento finanziario e quindi di pagarsi i debiti. Questa è lasciata alla buona politica che amministrerà questo ente. Non potremmo mettere una misura ai non fate consulenze, e capisce non ha né senso né logica e neanche ci fornisce risparmi. Ecco quindi anche la valenza di un piano di riequilibrio che dovrà essere attuato e realizzato dagli organi elettivi. Noi non possiamo inserire una misura per i prossimi 10 anni, il comune di Augusto non deve fare consulenze perché ne ha fatte negli anni precedenti tante, quindi recupera le precedenti. Capisce
non è una misura che ci consente di rispondere all'osservazione del suo collega che dice bene, ma i fornitori quando li pagate? Chiaro? Alle cenere di scusate. Prego. Dottor Pietro, vorrei tornare un attimo indietro sui debiti fuori bilancio, sui 16 milioni di euro. Lei ha detto, ha relazionato che questi debiti fuori bilancio saranno rimborsati in 10 anni, che sono debiti già certificati, quantomeno commissionati. Ecco, non capisco una cosa, come mai classificare questi fornitori come fornitori di serie B? Nel senso, perché dare a queste aziende soltanto l'opportunità di avere rimborso in 10 anni e quindi spezzettare questo debito in un rimborso quasi irrisorio per 10 anni, dove le piccole imprese che hanno fatto da fornitore, da service per le attività comunali, questo, non so neanche se nei 10 anni successivi le imprese saranno ancora in vita. Quindi la domanda, dottoressa, un attimo, la domanda era mirata a questo scopo. Il rimborso su questi debiti fuori bilancio lei l'ha previsto all'interno del bilancio annuale, cioè nel senso li paga il comune con il bilancio corrente anno per anno? Se è così, perché non si prendono questi fondi e non, se c'è una norma, non si, il comune non fa il mutuo per rimborsare a questi fornitori di serie A2 il debito? Quindi per accorciare i tempi, per dare un segnale anche a queste imprese, che sicuramente sono tante, sono imprese che magari hanno delle sofferenze grazie al servizio fornito, sarebbe opportuno, se c'è una norma, consentire a questi, all'ente di accedere ad un altro mutuo, magari ventennale, con gli stessi fondi di bilancio con cui si pagherebbero annualmente i fornitori. No, io volevo solo poi sull'aspetto non è che sono i debitori di serie B, è l'atto giuridico di serie B. Quindi non scaturisce da proprio la fonte normativa dell'atto che è in serie B, cioè non andava fatto, è stato fatto, quindi si ritrovano come in una posizione, ma non è il debitore che è di serie B purtroppo. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, allora, per quanto riguarda allora, a scanso dei equivoci, se ha modo anche di ascoltarmi, non parlo di più. Ecco, il tema non è chi viene pagato immediatamente, diciamo, con l'anticipazione alla cassa depositi e prestiti, significa i primi 7 adesso, gli altri 7,5 diciamo a novembre si spera, sono quelli, diciamo, i creditori privilegiati, se c'è, quindi parliamo anche in punto di diritto, gli altri sono quelli invece chi opera fare, significa hanno solo un pezzo di carta. Qua parliamo di gente che non ha neanche un pezzo di carta. Chiaro? Questo è un po' il primo punto. Due, l'alternativa a questa attività sarebbe quella, ecco, un altro elemento di apprezzare, diciamo, evitare il dissesto. Se questo ente, Dio lo voglio, è in dissesto, probabilmente questi debitori, a questi debitori commissari diranno, bene ragazzi, chi vi ha ordinato questa roba? La norma dice, la responsabilità del pagamento è in capo all'amministratore o funzionario che ha ordinato la spesa. Per cui una commissione tecnica, una commissione fatta, come dire, da commissario, che riscoprendo chiede al fornitore tal denaro, se tu hai fornito, chi te l'ha ordinato? E allora va. E quindi al netto di questa cosa, ecco che penso che più che di sé, forse sono molto, gli altri sono di serie B che hanno comunque una copertura finanziaria e stanno aspettando. Queste non è che non hanno diritto, la fornitura l'hanno fatto, però loro possono, diciamo, attivare, noi dobbiamo attivare altre misure e non esiste una norma, altrimenti l'avremmo anche attivata, che dice andate alla cassa depositi e prestiti. Lei sicuramente saprà benissimo che i mutui della cassa depositi e prestiti possono essere attivati solo per spese di investimento, non per debiti correnti. Esiste un divieto normativo in Costituzione. Non penso, come dire, che la Commissione straordinaria, buon Dio, con i poteri derogatori che ha, possa derogare alla Costituzione. Quindi, però ripeto, io penso che questi non è che siano debitori di serie B,
sono forse A+, quindi hanno un rating molto più elevato rispetto agli altri. E si sta chiedendo, ecco un po' anche il messaggio che vogliamo anche far veicolare, che ci aiutino affinché questo ente li possa pagare, perché il rischio è il dissesto e pagato al 30%, quanto sarà? Ecco quindi un altro elemento, come dire, di favore di questo piano rispetto al riequilibrio, perché il dissesto finanziario è come il fallimento delle aziende. Nel fallimento delle aziende, dopo 10-12 anni, si fanno i concordati, si arriva al 3%, al 2%, quindi in quel caso lì probabilmente loro degraderebbero non a serie B, ma forse a XXXX. Il signore Poffi. Parliamo di entrate. Noi ci siamo abituati a sentire sempre. Se può parlare più forte, che siamo abituati a sentire sempre le varie relazioni di bilancio del comune di questa fantomatica comunitaria e delle somme che era sentrato. Nella sua relazione non ho sentito cifre che possono leggere un po' questa situazione. Tra l'altro, non so se i commissari hanno questo sistema. Le cartelle esattoriali vendendo sono pure di Augusta per la cattiva gestione sia da parte del comune sia da parte dei furbetti che di fatto approfittano degli errori del comune e non pagano. E c'è una situazione di cartelle esattoriali enorme. Un eventuale condono onoroso per dare le entrate certe o uscite. Allora, due aspetti. In questa relazione lei troverà Tributo Italia, perché Tributo Italia ha fatto un concorso. Sì, perché come dire. Sì, no, c'è pure la cifra riportata, come dire, troverà anche una relazione su quella che è un po' la vicenda di Tributo Italia e gliela sintetizzo. Tributo Italia al Comune di Augusta ha fatto un buco di 11 milioni di euro. Quindi noi siamo insinuati al passivo, ecco il fallimento, quindi quello ha fatto lei, poi chi si è visto. Forse nel 2029 probabilmente riceveremo l'1% di 11 milioni di euro, quindi ecco perché diciamo il discorso della categoria, diciamo, dell'inserire nella categoria B i fornitori, come dire, la vedo male. Per cui Tributo Italia è presente, è stata anche, è un elemento che ha determinato, come dire, una parte anche del disavanzo, perché togliere 11 milioni di euro di residui che ancora venivano tenuti in piedi per evitare di far emergere il disavanzo, perché visto che siamo in pochi, questo ente è in, diciamo, di volte, ma non da ora, ecco, quindi, e non era neanche corretto, come dire, tenere, perché normativamente si fa un riaccertamento, diciamo, dei residui ogni anno e si dichiarano che quei residui dovevano essere esigibili, ma una società che è in amministrazione controllata, quindi ed in liquidazione, pensare che qualcuno possa nell'impianto erogare 11 milioni di euro, se capisce, come dire, che è un pio desiderio. E i debiti non si pagano con i pii desideri, ma si pagano con le risorse, eccetera. L'altra domanda in ordine altro tema, quindi non sta nella potestà amministrativa o dei commissari o domani, diciamo, delle amministrazioni che saranno elette, deliberare, cioè, come dire, un condono, quindi nel senso che o vi è una norma di carattere nazionale che definisce un condono, altrimenti noi con i nostri poteri amministrativi non possiamo. L'unica cosa che possiamo fare è che si sta facendo, anche potenziando, diciamo, si dovrebbe potenziare necessariamente anche la struttura tributaria, quello di andare a verificare, come dire, queste cartelle esattoriali, se sono in contenzioso e per quale motivo sono in contenzioso, se, diciamo, la ratio non regge o via discorrendo. Sì. Volevo sapere soltanto una cosa, se prego. Nel suo documento delle tariffe, eccetera, eccetera, ha considerato che c'è un'economia di stesso di legge? Allora, oltre che il comune, c'è un'economia che è di stesso, cioè praticamente con questo sistema rischiate di non prendere neanche quello che avete deliberato, perché le aziende chiudono e non prendete niente. Lei pone, come dire, una questione, diciamo, che ha una sua gravità. Mi verrebbe da rispondere con una battuta, però, come dire, capisco che non è il momento. Il tema, come dire, la
la difficoltà, è uno degli elementi, e la difficoltà, diciamo, anche di rendere questo piano sostenibile, è quello di aver già dichiarato che si sta cercando, da un lato, per prescrizione normativa, perché noi siamo obbligati, ma anche nel dissesto saremo obbligati a portare al massimo le aliquote, quindi non è che, come dire, sono due misure, come dire, che si differenziano. Stiamo cercando di, attraverso l'anticipazione, di pagare i debiti già contratti, quindi significa il fatto che questo ente, dopo un bel periodo, perché mi viene da dire, non è che, come dire, la situazione del comune di Augusta che non pagava i propri fornitori è roba, come dire, di ieri, è una roba, come dire, abbastanza, come dire, almeno per la mia conoscenza, abbastanza, come dire, che non voglio dare un termine per evitare strumentalizzazione, ma lo diciamo, ma è da circa 20 anni che avete problemi di liquidità, quindi non è una roba, come dire, di ieri o di domani, chiaro? Il fatto che quindi l'economia già di per sé ne soffriva, perché uno che fa una fornitura e non viene pagato, come dire, una sorta di sofferenza ci sta comunque. Questo piano sta cercando ulteriormente di far fronte e di impegnarsi a pagare i debiti che ha contratto. Sì, noi ci troviamo in un ciclo economico, diciamo, negativo, e lo sappiamo, e probabilmente questo piano risente ed ha anche dei difetti, nel senso che probabilmente la spinta in un ciclo economico, diciamo, evoluto poteva essere un'altra, anziché in 10 è più sostenibile, lo potevamo fare in 7 anni, perché non è che una prescrizione dire tu lo devi fare in 10 anni, è il massimo termine, e noi ci stiamo prendendo il massimo, e quindi stiamo chiedendo a questa economia di spalmare i debiti in 10 anni, perché noi glielo vogliamo pagare tutti, non ne vogliamo pagare metà e dopo 15 anni. Nel senso che se già in 2 anni la spazzatura è aumentata del 250%, se lei me la aumenta ancora, significa che praticamente non se ne perdoni, questa rispondo io, non è una domanda che deve fare a noi, non è una, né una considerazione che va fatta a noi. Noi siamo obbligati a queste scelte. Sì, voglio dire, ma considerate che si possa aumentare ancora oltre il 250%. E se al massimo che si deve aumentare. Del massimo lo chiedo. È un obbligo. Non ci sentiamo, devo dire con molta franchezza, destinatari di questa considerazione, cioè di non pensare all'economia della città. Non ci sentiamo né destinatari né responsabili. Noi siamo, non siamo né destinatari né responsabili, stiamo cercando, quello che è il nostro obiettivo, di fare di tutto per limitare i danni. I danni ci sono. Stiamo cercando di limitarli, ma certo non si possono evitare. Quindi indubbiamente c'è una situazione difficile, c'è una situazione economica complessa, però è chiaro che noi certifichiamo, in questo momento devo dire abbiamo finalmente, posso dire, certificato la situazione del Comune. Questa è, e di fronte a questi provvedimenti sono necessitanti ed obbligati. Vorrei che i soldi che pagano la discarica, lei ne deve conservare per sottosorbe per attenuare a quelle queste vie ai cittadini e siamo preparati. Perché questa testa Maria da trovare la sarà stare cosa come sono. Lei sa benissimo che le tariffe, come dire, dell'Enel non le fissa lei. Non ci domandate niente perché andavo a pagare il prezzo. No, questa è una corretta osservazione, come dire, che trova, come dire. Bontà divina, come delle tariffe sono fissate dall'autorità nazionale, per cui probabilmente, perché questo ci siamo posti proprio, perché senso ha, come dire, noi inseriamo, come dire, un canone che poi possa, il tema è invece alleggerire la pressione pro capite e di spostarlo un po' quelle che sono le imprese non locali, ma che hanno un rilievo più regionale. Questo riusciamo a fare, come dire, perché nella potestà di questa commissione straordinaria, per i miracoli, come dire, forse ci attrezzeremo. Sì, da vista l'esperienza di Tributi Italia, non sarebbe meglio affidare direttamente alle istanze del Comune che quando riguarda le entrate? Lei nella misura, come dire, sarà il piacere, come dire, di leggere il piano di riequilibrio, noi stiamo, come dire, fermo restando quelli che sono i contratti in essere, perché non è, come dire, noi quando siamo arrivati c'era una situazione, diciamo, contrattuale che bisogna onorare, quindi non è che, come dire,
io mi riferisco a un affidamento che già la precedente amministrazione aveva realizzato e alla società concessionaria da pubblici servizi. Allora, nella misura è previsto che, fermo restando diciamo, di onorare le obbligazioni assunte, si valuterà, però è una misura più che altro di carattere programmatorio, si valuterà anche perché capite che dobbiamo cercare di internalizzare, un'altra misura come dire un po' più di carattere programmatorio, di internalizzare tutta una serie di servizi, perché abbiamo trovato anche la presenza di forme diciamo anche così un po' allegre di esternalizzazioni che questo bilancio non poteva, non può e non potrà sostenere. Allora, attraverso, come dire, ecco un po' forse la riqualificazione, attraverso la riqualificazione del personale interno e soprattutto l'accrescimento della produttività del personale interno, si cercheranno di studiare soluzioni per internalizzare i servizi, compresa anche una parte diciamo di questa misura, soprattutto la riscossione, entrare anche nel merito, la riscossione volontaria, perché la coattiva, come dire, lì bisogna anche i comuni diciamo molto più avanti del nostro sicuramente ancora stentano ad internalizzare la coattiva per la mancanza di una serie di figure previste normativamente e che ancora non ci sono. Per capirci, gli agenti della riscossione. Possiamo provarlo online? Io ci avevo. Sarà. Tra l'altro, non c'era il signore. Mi chiedevo se non si possa avviare al blocco, se non si possa avviare al blocco del turnover chiedendo un ulteriore gesto di solidarietà alla dirigenza, perché mi pare che siano equivalenti, che sono 800.000 euro, si risparmiano con diciamo, la riduzione della dirigenza, 200.000 euro per il blocco del turnover. Se si chiede un sacrificio più ampio e un gesto di solidarietà più ampio, oltre che un aumento della produttività alla dirigenza, io penso che potremmo diciamo così, lanciare anche un segnale diciamo, più forte a questa città. L'altra questione è questa, io vedo tutti i giorni passando davanti ai mercati che ho visto vicino a Cassoletti, che vengono abbandonati rifiuti in quantità straordinaria, e la cosa mi colpisce profondamente nelle tasche, perché guardo quei rifiuti e penso 100 euro a tonno all'anno, vedo una lavanderia, un frigorifero, un serbatoio dell'acqua, non ne parliamo, di quanto mi costa, di quanto ci costa, mi chiedo se solo per esempio un paio di tonnellate al giorno, tra addetto personale, le spese andiamo intorno a credo ai 120.000 euro l'anno, solo di questo, non si può aumentare di molto il controllo su questo e risparmiare sulla voce che credo sia una delle più consistenti esborsi di cui l'ente e noi siamo chiamati. Noi siamo chiamati adesso a dare un ulteriore diciamo, contributo, no? lo daremo ai cittadini responsabili, ma chiedo però che ci sia un contributo forte da parte dell'ente nel richiamare all'ordine tutti chi esercita l'attività, chi è cittadino distratto e deposito di fuori dai cassonetti con gli orari strani, a chi esercisce un'attività di vendita sui mercati, ma soprattutto a chi dovrebbe far controllare, perché altrimenti ci sentiamo, se non è così ci sentiremo ulteriormente dal passato, e vorrei invece che ci sentissimo sì chiamati a fare un sacrificio, ma in maniera solidale di quanto. Per quanto riguarda la prima misura, penso che come dire, questo ente in poco tempo probabilmente ha realizzato diciamo, tanto in materia di personale, di riduzione del personale, perché se andate poi a spulciare diciamo, anche le singole misure, quindi noi abbiamo previsto non soltanto la ridefinizione della dotazione organica con la soppressione della dirigenza, cosa come dire, che è abbastanza costosa per un ente in queste dimensioni, al netto diciamo di questa situazione. Quindi il comune di Augusta non ha più la dirigenza, non so se l'avete capito, però dalle ecco, non ha più giuridicamente la dirigenza, quindi sono tutte posizioni organizzative. E questa le posso assicurare, come dire, che è non una rivoluzione, molto più di una rivoluzione. Chiaro? Due. Al personale stiamo chiedendo, ecco, abbiamo anche soppresso un'altra, diciamo,
no, un'altra, diciamo, norma agustana, quella, come dire, di un fondo che veniva erogato ai precari, tutta roba vostra, non normativamente previsto, era, diciamo, una sorta così di forma, di incentivazione, come era, non voglio dire che era a fin di mano, a fin figurate, però non era normativamente previsto, era questa semplicemente, diciamo, la mancanza, capite, come dire, che cuba c'è 114.000 euro, chiaro, quindi l'abbiamo tolto. Gli stiamo chiedendo anche di rinunciare volontariamente al buono pasto, altre 70.000 euro. Gli stiamo chiedendo anche di ridurre il lavoro straordinario. Capite che in poco tempo si stanno abbattendo sulle risorse umane, diciamo, che erano gestite in una certa maniera, una serie di misure, come dire, che non draconiane, ma secondo me ci siamo. Quindi, per cui lei, secondo me, può stare non tranquillo, più che tranquillo, che tutto ciò che si poteva fare sulle risorse umane li abbiamo fatti, li abbiamo realmente fatti. Il discorso, come dire, della tariffa, del servizio e via discorrendo. Poco fa il prefetto accennava al fatto che sono in cantiere delle soluzioni, come dire, per procedere all'affidamento. Ecco, un'altra, come dire, diciamo, caratteristica del Comune di Augusto è che non c'era, si andava per proroghe, quindi dopo un po' di anni, ecco, finalmente si attiverà un meccanismo un po' più competitivo. Ecco, quindi, perché lei sa che uno che fa un appalto, nella migliore ipotesi, non necessariamente, come dire, c'è il ribasso negli appalti, nelle ordinanze invece si prorogano. Quindi già di per sé questo dovrebbe essere un altro segnale, come dire, di discontinuità con le situazioni precedenti. E si stanno studiando, anzi, diciamo, forme, come dire, di raccolta differenziata di anche un progetto, come dire, in cantiere, che dovrebbe alleggerire, penso, di molto, ma è una misura a medio termine, quindi non ci illudiamo che nell'arco dei prossimi 2 o 3 mesi la raccolta differenziata possa essere una sorta di panacea che ci può portare, come dire, una riduzione del 70%. Come dire, è roba, diciamo, non realizzabile, ma è in cantiere, che nell'arco dei prossimi 2 o 3 anni sicuramente, rendendo più competitivo, diciamo, e contendibile il servizio, quindi si possono realizzare dei risparmi che li sentirete nella bolletta, che rimarrà sempre al 100% del costo del servizio.